Palla di Vittorio di Terni, dove si affrontano la formazione osteria di Verona femminile e la formazione del Real Lusignano. 12 punti per la formazione di Schindler e 3 punti invece per la squadra del Real Lusignano. Una partita importantissima per la squadra rossoverde che insomma vuole cercare di rosicchiare punti alle squadre che l'ha precedente in classifica generale. Ricordiamo che ha un punto in meno in classifica. Intanto inizia la partita con subito l'attacco laterale. Renata in area di rigore, un gioco di gambe e primo gol per la formazione rossoverde proprio in apertura di partita con la fuoriclasse brasiliana Renatinha. Gran gol, gran numero e gran gioco di gambe, palla con il destro messo in fondo alla rete. È l'1-0 per la formazione di Schindler che cerca di attaccare con Brandolini, subito stoppata però dal numero 9 Turetta, la cui conclusione va a terminare sul fondo. Un calcio di punizione ancora per le ospiti, la patata di Mascia, pallone giocato da Neca, un tiro al volo di Renatinha, palla direttamente sul fondo. Le ospiti che rispondono con questo tiro da lunga distanza di Nicoli, terminata alta sopra la traversa. Mascia che imposta, la palla giunge a Renata. Il lavoro di Renata, il chiamo in causa la presto per l'Angeletti, il tiro ribattuto da Miola, il portiere del Real Crisignano. Ancora la formazione rossoverde, Renata per la Brandolini, il tiro però di Claudio Brandolini termina al lato dello specchio della porta, ma è ancora la Ternana che va in avanti ancora con Angeletti che spara però direttamente addosso alla portiere. Riparte la formazione ospite con la numero 10 Nicoli, la conclusione però non ha esiti positivi. Neca, il tiro di Neca, la parata del portiere, ribattuto sulla linea il pallone e poi il portiere Miola intercetta nuovamente la sfera. Rimessa laterale per la formazione rossoverde, la palla per l'Angeletti, il tiro in diagonale che termina al lato dello specchio della porta, ripresa da Miola, sempre 1-0, ancora l'Angeletti che imposta, cerca di andarsene sulla destra, appoggia all'indietro per Renatinha per la Brandolini, il tiro di Brandolini, ancora respinto dall'estremo difensore del Real Crisignano. Angolo per la Ternana, Renatinha sulla pallona davanti al suo avversario, il tiro di Renatinha al lato, il suo sinistro termina sul fondo. Ancora Renatinha, gran numero per l'Angeletti, il cui pallonetto termina però direttamente sul fondo del terreno di gioco. Primo tempo quindi che si è chiuso sul punteggio di 1-0 per la formazione di Schindler. Attacca, cerca di attaccare la formazione ospite, la Brandolini brecca e serve subito per Renata, va sul fondo, rimette in mezzo, salva sulla linea il numero 9 Turetta che mette in calcio d'angolo. Il tiro da lunga distanza, la ribattuta del portiere, ma entra come una saetta Neca e con il destro mette in fondo alla rete il gol del 2-0 per la formazione rossoverde. Renata e Neca fino a questo momento in gol per le rossoverdi. Ancora Ternana che attacca, ancora con Neca che cerca di scambiare con Renata. Renata per Brandolini, Brandolini per Neca, il tiro, la traversa. Dice di no al capitano della formazione rossoverde. C'è la ripartenza delle ospiti con la numero 11 Vaiente, ma il suo cross termina direttamente all'arco, non c'è nessuno delle sue compagne a poter intervenire. Brandolini, pallone ancora per Renatinha, va a prendere il pallone retrovie, l'appoggio è per Angeletti ancora, lo scambio ancora con Brandolini, non riesce lo scambio tra le due, ci prova ad andare in avanti la numero 20 Burkan, viene messa giù dalla Angeletti che si becca la munizione. Il tiro della numero 10 Nicoli, abbondantemente al lato dello specchio della porta, difesa da Mascia. Riparte, ci riprova ancora Brican, il tiro respinge Mascia, rimane sul 2-0, quindi il risultato. La formazione ospite ci riprova, ma è presto che intercetta un pallone e va verso la porta avversaria. Un tiro che si perde di poco sul fondo, sopra la traversa della porta del Real Crisignano. Ma ancora Renatinha, il tiro, la ribattuta di Miola, ancora in fallo laterale. Autentica spina nel fianco della difesa ospite, il pallone intanto recuperato ancora dalle rossoverdi con Renatinha, il tiro di Renatinha sul fondo, nulla di fatto quindi non cambia il punteggio, ma è ancora la brasiliana che appoggia per la presto, il tiro ribattuto ancora presto sulla ribattuta del portiere, palla sul fondo, si gioca da una porta praticamente.
la squadra con Coppari, Ludovica Coppari da lungolinea per Renata, altro gioco di gambe di Renata, palla in fondo alla rete, che giocatrice Renata, davvero la brasiliana, la trascinatrice di questa squadra ancora incompleta in quanto devono arrivare ancora, sono già a Terni, si allenano con la squadra ma per questioni di tesseramento ancora non possono essere utilizzate. Ci prova il Real Brisignano, mette in calcio d'angolo la Presto. Si continua a giocare, un pallone che stavolta ha portato in avanti dalle ospiti, ma Prandolini becca il pallone e poi va a mettere in fondo la rete a portiere sguarnito. E il gol del 5-0 termina la partita e quindi grandi applausi per le rossoverdi, applausi anche per il Real Brisignano che comunque ha fatto la sua partita. Una Ternana che quindi che conquista la quinta vittoria consecutiva in questo campionato per Mark Schindler, insomma, è un buon risultato anche quello che ha.